emoción en el coro, en el cuore, que resurge. Prima no, me sentivo con timore, però adesso ho visto la realtà. Emozionati e riconoscenti, 50 senza fissa dimora arrivati a Torino per contemplare la sindone. Sono alcune delle persone che frequentano la mensa e i servizi di accoglienza della parrocchia Santa Lucia di Roma. Il pellegrinaggio è stato reso possibile grazie al contributo dell'elemosiniere addetto alla carità di Papa Francesco, Monsignor Konrad Krajewski, che ha sostenuto le spese del viaggio. I pellegrini sono stati ospitati negli accueil del Cottolengo e del Maria Adelaide, strutture di accoglienza realizzate in occasione dell'ostensione sul modello di Lourdes. Ci è venuta così l'idea di poter offrire agli utenti della mensa la possibilità di visitare la sindone, perché c'è una corrispondenza, no? Tra la sindone, che è espressione di un amore grandissimo, no? E tante volte la sofferenza offerta di tutte queste persone, no? Che non hanno una vita semplice. È un'esperienza molto grande per me, perché in questi anni che c'è ho trovato la fede in Gesù per tutta la sofferenza della mia vita abitando la strada. Siamo emozionati perché è la prima volta che ci abbiamo avuto questa opportunità e ringraziamo al Pontefice, il suo lemosiniere, che ha pensato a noi trovarci bene e dividere la gioia con tutti.